Com'è che la Spagna sta per diventare la terza potenza dell'Unione Europea? E soprattutto, è vero, cerchiamo di fare un passo indietro. Noi qui ci occupiamo chiaramente di tassazione, sistemi fiscali e pianificazione fiscale. È interessante però a volte osservare le cose anche da un altro punto di vista, cercare di capire come si inseriscono i paesi nel contesto geopolitico, perché il sistema fiscale, le policy fiscali vanno di pari passo con la geopolitica. Se la Spagna è destinata a diventare la terza potenza dell'Unione Europea, scoprilo dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatela e da oltre 20 anni mi occupo di Relocation Plan e pianificazione fiscale internazionale, con l'obiettivo di massimizzare le libertà personali, fiscale e finanziaria dei miei clienti. Anche oggi parliamo di Spagna, ci troviamo infatti a Madrid, capitale spagnola, seconda città più popolosa d'Europa, e cerchiamo di affrontare questa volta il paese sotto un profilo geopolitico. La Spagna è un paese molto interessante che ha fatto tante promesse e tante ne ha mantenute. Diciamo che dal mio modesto punto di vista, che chiaramente mi occupo di fiscalità e non di geopolitica, però posso dire che quello che si è visto, quello che si è notato è un ruolo proattivo della Spagna, soprattutto in seguito alla Brexit. È come se avesse cercato di prendere il posto che una volta svolgeva il Regno Unito, con un atteggiamento, devo dire, altamente propositivo. La Spagna è una monarchia parlamentare, il cui presidente oggi è Pedro Sánchez, che ha aderito all'Unione Europea a partire dal 1986 e da allora ha fatto grossi passi in avanti. C'è stata una grossa crescita economica, soprattutto nel quinquennio 2015-2019, chiaramente si è fermato un po' tutto con il Covid, ma questo è normale. Interessante però, se andiamo a vedere, se andiamo ad analizzare la crescita del PIL su base annua, nel 2023 è stata la più alta dell'Eurozona, avendo fatto registrare un più 2,5%. Se pensiamo che paesi come l'Italia si sono fermati allo 0,7%, altri paesi come la Germania addirittura hanno avuto crescita zero o negativa, possiamo notare la differenza o quantomeno l'impegno di una nazione che ci crede, che tanto ha fatto anche contro e per i diritti civili. Tanto hanno introdotto il salario minimo, in più hanno abolito da poco tempo la differenza tra abuso e violenza sessuale, quindi insomma un passo in avanti in Europa importante, soprattutto se pensiamo ai paesi dell'est. E non da ultimo vale notare come qui ci sia la legge sull'eutanasia, quindi sia possibile fondamentalmente accompagnare il malato alla morte. Sono tutti segni di grande progressismo, chiaramente, all'interno di un'Europa che è apparentemente sempre più di destra, comunque va sempre più verso quella direzione. Cos'è che è altamente interessante secondo me? Il fatto che mantengano dei primati o si trovino comunque su alcuni podi economici importanti. Spagna è la nazione è la nazione più visitata sotto un profilo evidentemente turistico, è la seconda nazione in Europa insieme all'Italia per aspettativa di vita, 82,4 anni. È il quinto paese al mondo per eolico e quindi infatti le proposte green sono quelle che poi sono state spinte fondamentalmente e maggiormente all'interno del Parlamento europeo da parte appunto del paese. Ha una posizione geografica interessante che da un lato la agevola nei rapporti con il Sud America, dall'altro però le crea non pochi problemi diplomatici. Infatti se andiamo a parlare di geopolitica non possiamo escludere né il ruolo, il rapporto con il Marocco, perché come sapete la Spagna risente dei flussi migratori evidentemente dal Marocco, come noi risentiamo invece di tutta la parte libica e a sud della Libia. E quindi ci sono stati anche violenti scontri in passato con parecchi morti proprio per frenare il flusso migratorio. Questo chiaramente ha inasprito i rapporti con il Marocco. D'altro canto anche con l'Algeria non se la passa benissimo. Questo perché in passato il presidente Sanchez ha avallato la proposta del Marocco di dare l'indipendenza, autonomia al Sahara occidentale, e questo chiaramente è stato inviso all'Algeria, per cui che ha tagliato rifornimenti di gas. Lo stesso problema con il gas si è verificato quando la Spagna ha manifestato il suo sostegno all'Ucraina, quando evidentemente la Russia di Putin ha deciso di invaderla. Nonostante questo però la Spagna, devo dire, insieme al Portogallo è intervenuta con un pacchetto di incentivi per le famiglie ed è riuscita a mantenere invariato perlomeno fino ad oggi
2024 hanno rinnovato questo pacchetto di aiuti di parecchi miliardi di euro per mantenere invariati appunto il costo del gas e dell'elettricità. Quindi, come vedete, si muove tra numerosi problemi, soprattutto con la parte africana, cercando di tenere il passo delle potenze europee che si pongono subito sopra. Chiudono questo brevissimo profilo chiaramente la vicinanza geografica e gli ottimi rapporti commerciali con l'Italia, che dovrebbero secondo me far rivedere, riaprire un po' gli occhi agli imprenditori italiani, quelli perlomeno che non lo hanno già capito evidentemente, soprattutto i lavoratori autonomi, perché no anche i nomadi digitali. Oggi esistono delle possibilità che ieri non c'erano. Chiudono chiaramente la carrellata l'ottimo cibo e le persone straordinarie. Se ti ho convinto in qualche modo, sei interessato, ti ho fatto venire l'acquolina in bocca circa la Spagna e il suo sistema fiscale e geopolitico, allora ti invito a cliccare il link in descrizione per prenotare una consulenza con me o con un membro esperto del team, per capire se la Spagna può avere le opportunità che io credo abbia. Noi ci rivediamo nel prossimo video.